Buongiorno a tutti. Oggi vedremo alcune tecniche di dissaldatura, saldatura di componenti non solo SMD, senza l'utilizzo dell'aria calda, ma con l'utilizzo di questo efficientissimo saldatore con controllo elettronico della temperatura, marca K-Wiz, un ottimo compagno del nostro laboratorio. Io sono Alfredo, benvenuti nel mio canale. Tutti noi conosciamo l'importanza di un buon saldatore nella riparazione elettronica. Oggi vediamo come utilizzare al meglio questo modello KaiWiz KETS02. Nella confezione troviamo il manuale in italiano, potenza 65 W, schermo LED, alimentazione con porta USB tipo C, temperatura da 80 a 420 gradi. Questo saldatore può essere anche alimentato con altre tensioni di alimentazione a patto di rinunciare un po' alla potenza. Nella confezione troviamo un alimentatore da 65 W USB, comprende anche un connettore USB per la ricarica di altri dispositivi. In dotazione abbiamo anche un pratico cappuccio di chiusura per rendere il nostro saldatore portatile. Il saldatore può ospitare diverse punte intercambiabili tra loro. Le punte sono vendute anche separatamente dal saldatore. Nella confezione troviamo 6 punte intercambiabili di varie misure ed un portasaldatore, se così si può chiamare, molto economico. È presente anche un massiccio cavo USB Type-C, lungo circa un metro per il collegamento all'alimentatore. Vi ricordo che lo standard Power Delivery prevede che un alimentatore, per esempio da 45 watt, possa fornire massimo 15 volte a 3 ampere su richiesta del dispositivo stesso. La punta di questo saldatore prevede un sensore di temperatura e si inserisce facilmente nello stilo e si avvita al termine la ghiera in alluminio. All'accensione appare la scritta del marchio e il saldatore si pone in stand-by. Seguendo le istruzioni a display, premendo il primo pulsante si esce dallo stand-by e il saldatore inizia a riscaldarsi. Il saldatore arriva a temperatura nel giro di una ventina di secondi e possiamo facilmente cambiarla agendo sui due pulsanti. Il controller PID interno permette una regolazione costante della temperatura, modulando continuamente la corrente che attraversa la resistenza di riscaldamento. Una volta raggiunta la temperatura di 290 gradi impostata, come prima cosa vado a stagnarne la punta per prolungarne la durata. Per accedere alle impostazioni di questo saldatore, premiamo contemporaneamente i due pulsanti, appare il primo menu relativo alla luminosità. Premendo di nuovo lungamente possiamo regolare con i due pulsanti l'intensità luminosa del display. Per uscire da questo menu di regolazione basterà tenere premuto lungamente qualsiasi pulsante. Altro menu è quello relativo alla calibrazione della temperatura. Possiamo togliere o aggiungere un offset predeterminato alla temperatura sul display. Altra regolazione, unità di temperatura se gradi centigradi o Fahrenheit. E poi abbiamo lo sleep time, cioè il tempo trascorso il quale il saldatore entra in standby, regolabile da 0 a 20 minuti. Personalmente impostato ai 3 minuti. Abbiamo anche altre funzioni come il child lock, che richiede lo sblocco ogni volta, che ho disabilitato, e anche la possibilità di scegliere tra mano destra e sinistra. Il menu Voltage Select permette di negoziare con l'alimentatore il voltaggio in ingresso secondo lo standard Power Delivery. Un voltaggio più basso comporterà una potenza minore. Con il suo alimentatore originale lasciamo i 20 V. Con il tasto freccetta a destra il saldatore può essere messo in stand-by. Chiusa questa parentesi sulle funzionalità, andiamo a vedere alcune tecniche di dissaldatura utilizzando come cavia questa vecchia scheda a doppia faccia di un vecchio televisore. Vediamo come effettuare la dissaldatura di alcuni componenti discreti, quali per esempio questo piccolo condensatore elettrolitico su questa scheda a doppia faccia notoriamente difficile da dissaldare.
Iniziamo proprio impostando la temperatura sui 290 gradi. Nei pochi secondi che precedono l'arrivo a temperatura, andiamo ad agganciare con questo attrezzo di contrappeso il nostro condensatore elettrolitico. Dopodiché andiamo ad aggiungere stagno a entrambi i reofori di questo condensatore in modo da aumentare la massa termica ed evitare che le saldature si raffreddino troppo velocemente. Con questo gioco tra i due terminali, ad un certo punto il condensatore uscirà dal PCB grazie al morsetto a contrappeso presente sul retro. Questa tecnica si può applicare a tutti i componenti discreti dotati di due pin. Ma passiamo agli SMD. Andiamo a dissaldare questo regolatore di tensione a 3 pin. Per favorire la dissaldatura applico del flussante Amtec NC559 che permette l'uniforme riscaldamento di tutti i pin. Temperatura del saldatore a 290 gradi e andiamo ad aggiungere dello stagno 6040 ai tre piccoli terminali per creare una massa termica. Aggiungiamone anche al terminale centrale per favorire la dissaldatura. Nel giro di qualche secondo il nostro componente verrà via da solo. Per rimuovere il poco stagno presente possiamo usare questa treccia ChemWick della Chemtronics e andiamo ad applicare il nostro saldatore sulla parte piatta a contatto con la trecciola dissaldante. Trasciniamo la trecciola sul circuito stampato, con un po' di pazienza andremo a rimuovere tutto lo stagno in eccesso. In caso di difficoltà possiamo anche aumentare leggermente la temperatura per favorire lo scorrimento della trecciola e l'assorbimento di tutto lo stagno presente. A questo punto possiamo applicare dell'alcol isopropilico ed un cotton fioc in spugna per effettuare tutta la pulizia. Prima di saldare il nuovo componente non dimentichiamoci la riapplicazione del flussante Amtec. Questi regolatori di tensione servono per abbassare una tensione di linea a 3,3 volt o anche 1,8 e si guastano facilmente. Riduco la temperatura a 280 gradi per salvaguardare il nuovo regolatore e andiamo a stagnare i terminali con piccole quantità di stagno. Per il posizionamento corretto utilizzo lo stesso stagno di saldatura. Abbondiamo leggermente con lo stagno solo sul terminale a contatto con la piazzola dissipatrice. Per effettuare le saldature di questi piedini non occorre molto stagno, quindi non esagerate. Facciamo un po' di pulizia con il solito alcol isopropilico e il nostro regolatore è pronto per tornare in pista. Bene, a questo punto ipotizziamo di dover dissaldare questo diodo, componente discreto. Andiamo ad aggiungere dello stagno alla parte retrostante dei due reofori di questo componente. Stavolta andremo ad aggiungere direttamente un filo di rame rigido che manterrà il collegamento termico tra i due reofori. Per estrarre il componente dall'altra parte ho realizzato questo semplice attrezzo con due ganci all'estremità per agganciare completamente il mio componente. Stavolta utilizzeremo una temperatura di 330 gradi, visti i quantitativi di stagno applicati. Questa tecnica è particolarmente utile nei circuiti doppia faccia dove le tecniche tradizionali falliscono. Tirando dall'altra parte, il nostro diodo è fuori dal circuito. Qui possiamo aspirare lo stagno con la solita pompetta a succhia stagno. Controllo i due fori con una lampada e a questo punto il circuito stampato è pronto per un nuovo diodo. Bene, ora passiamo a dissaldare un componente un po' più difficile, questo connettore di alimentazione DC. Applico il solito flussante Amtec. E per abbassare il punto di fusione di questo stagno senza piombo aggiungiamo dello stagno 6040. Il piombo presente su questo filo di stagno riesce ad abbassare la temperatura di fusione di questo connettore aggiungendosi a quello senza piombo presente sul circuito stampato. Aggiungiamo il solito filo di rame che aumenta il collegamento delle masse termiche
in modo da uniformare la temperatura di questi tre elementi del connettore. Per favorirne l'estrazione inseriamo un connettore maschio su questo connettore femmina. Anche questi connettori possono facilmente guastarsi, soprattutto a causa dell'usura meccanica. Pochi secondi e il connettore è fuori dal circuito. Rimuoviamo lo stagno in eccesso con la solita pompetta a succhia stagno. Alcol isopropilico, cotton fioc in spugna e il mio circuito stampato è pronto per un nuovo connettore DC. Bene, a questo punto passiamo alla dissaldatura di questo integrato SMD con l'utilizzo del nostro saldatore. Prima di procedere oltre, però, vi ricordo che in un mio video precedente ho illustrato tutti i passaggi completi per la dissaldatura di un chip SMD con l'utilizzo dell'aria calda. Link al video qui in alto a destra. Come prima cosa, per la dissaldatura di questo chip a 8 pin, imposto la temperatura del mio saldatore a 300 gradi. Applico il solito flussante e per realizzare una notevole massa termica necessaria alla dissaldatura col saldatore applico dello stagno 60-40 da entrambi i lati. In questa fase è opportuno abbondare con lo stagno in modo da collegare tra loro tutti i piedini a 4x4, aggiungendo all'occorrenza ulteriore stagno. Dopo una ventina di secondi di passaggi da una parte all'altra, il chip è rimosso. Pompetta succhia stagno per rimuovere lo stagno in eccesso. Abbasso la temperatura per non danneggiare le piazzole e vado a sostituire la punta con un'altra a testa piatta per favorire lo scorrimento del saldatore sulla trecciola di saldante. Applico il solito flussante ed effettuiamo la pulizia con la trecciola. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento buono per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro contributo. Applichiamo dell'alcol isopropilico per la pulizia generale e a questo punto il circuito stampato è pronto per ricevere il nuovo componente. Sostituisco la punta utilizzata per la trecciola con una più sottile. Anche per l'applicatore del flussante troverete il relativo link nel mio negozio virtuale in descrizione. Nel posizionare gli integrati tenete sempre bene a mente la posizione della tacca di riferimento rispetto a quella che trovate sul circuito stampato. Effettuiamo le saldature andando a saldare i due piedini diagonalmente opposti e aiutandoci con lo stesso filo di stagno per una corretta posizionatura. Utilizzate quantità di stagno minime per non effettuare ponti. Qualora si dovessero formare ponti, non vi preoccupate, li potete sempre rimuovere alla fine. Beh, per essere una saldatura senza utilizzo di aria calda, non possiamo lamentarci. Tutto questo grazie al mio saldatore digitale Kiwiz con temperatura regolabile, punte intercambiabili con estrema facilità, che sicuramente risulta un ottimo compagno di lavoro per il laboratorio elettronico. In ultimo, da notare che questo saldatore è compatibile con le vecchie punte T12 semplicemente aggiungendo questo morsetto per delimitarne la corsa all'interno dello stilo. Il morsetto in questione l'ho prelevato da un vecchio morsetto elettrico stringicavi. Avendo questo tipo di punte la stessa resistenza della punta originaria, non avrà alcun problema a scaldarsi ugualmente. Naturalmente si tratta di una soluzione provvisoria che certamente non è come l'originale. In definitiva, l'unico difetto di questo saldatore è il corpo in alluminio eccessivamente liscio, che non permette un'impugnatura ferma in grado di non far oscillare l'orientamento della punta. Difetto che però si può risolvere facilmente aggiungendo un gommino di presa nella parte esterna dell'involucro, ricavato, come nel mio caso, da una vecchia camera d'aria di bicicletta.
A tal proposito, rimuovo il gommino originario che reinserirò al termine e vado ad inserire questa camera d'aria all'interno dello stilo. Con un po' di pazienza, dopo un quarto d'ora circa, il mio nuovo saldatore con impugnatura perfetta è pronto per l'utilizzo nel mio laboratorio. Beh, cosa posso aggiungere? Sicuramente un ottimo saldatore che utilizzerò spesso nei miei prossimi video. Link ed eventualmente coupon in descrizione e non dimenticate di visitare anche il mio negozio virtuale, anche questo link in descrizione. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così come al solito vi invito a mettere like e iscrivervi al canale e io vi do appuntamento alla prossima volta.